Attenzione, sta per cominciare! Kappa Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su God of War. Allora, noi siamo usciti, guardate, dal retro della casa della tipa qua, della strega. Ah, quando pare ci fa pure rientrare volendo, vediamo. Sì. Come sta? Deve pure rientrare. Però è fuori pericolo. Ha un nome. Hildis Vini. Siamo amici da tanto tempo. Non ho mai visto un cinghiale così. Hai detto che è l'ultimo del regno. L'ultimo in questo regno. Viene da un posto diverso. Laggiù poteva assumere qualsiasi forma, ma da quando è qui è rimasto bloccato. In un cinghiale? Nella sua mente. La sua vera natura sta svanendo nei suoi ricordi, come un sogno. Mentre l'illusione è ogni giorno più reale. Non credo di capire. Vivendo in Si mettono a parlare tre ore, però, questo. È difficile non credere di essere quella forma. La giovane forse aveva la forza di ribellarsi. Cos'è? Ma ora il disvini è molto quel peggio. Cerchio che sta lassù. Se non gli ricordassi io della sua casa, di se stesso, credo che resterebbe solo il cinghiale. Spero trovi la strada di casa. Grazie, tesoro. Lo spero anch'io. Boh, vabbè. Torniamocene nella caverna come stavamo facendo. A presto! A presto. Ok, vediamo qui che cosa. Strana sta caverna. Si rompono le cose? Sì, si rompono, sfasciamo tutto. Vai, sfasciamo. Sì, ah. Che cos'è questo? Ma questo mi sembra uno zombie, boh, io non lo so. A me sembrano tutti zombificati sti cosi. Avanti, nemici! Nemici. Attento, sopra. Ma di che te. Cacchio sono? Che sono? Aspetta, scusa. Ah! Distrutta. Sì, prendi questo. L'ha uccisa. Eh? Cos'è sta cosa? Cos'è sta roba? Pronto in attesa. Incubo. La mamma me ne parlava spesso. Non pensavo potessero essere reali. Incubi? Sì, causano incubi alle persone. O forse sono loro stessi incubi. Non mi ricordo. E questa accusa? Che sei sta accusa? Non penso che funzioni. Quindi serve un'altra roba per aprire quella porta là, boh. Si può andare di là. Però io prima volevo vedermi attorno bene. E questo cos'è? Cos'è sta accusa? Non è niente. Vediamo qua giù cosa. Non mi fa andare. Ah, è quello. Li colpisco da qua. Perfetto. Li ho colpiti tutti da lontano. È quello. Ah, l'ho distrutto. Non si può scendere quindi. Ma dove? Ah, però di qua sì. Cosa sta qua? Oh, vedi che qua c'è qualcosa, vedi? C'è anche qualcosa qui dietro. Non è pesante. Sì. Non sembrerebbe. Vabbè. A lui dici pesante, a lui solleva i templi, le robe, i giganti. Non si fa un cacchio.
Che cos'è? Acciaio. Bah. Sto coso tanto non serve a niente spostarlo, no? Non penso. Perché andare qui se poi... là ci sta... là ci sta la cassa. E là? E questi affari qua che cavolo sono? Ci manca qualcosa per occuparci. Hai ragione. E quindi quegli affari blu non li posso colpire e nemmeno gli affari... E quello? Una bara là pure. Ma non possiamo camminare. Allora, continuiamo. Vediamo. Di qua non si può andare. Qua giù nemmeno. Quindi andiamo di qui. Apri questa tomba. Cos'è? Talismano della vitalità. Fa ottenere un bonus di vita. Un talismano. Premi L1 e cerchio per attivare. Fa ottenere un bonus di vita. In che senso? Difesa 2, vitalità 4. In che senso premi L1 più cerchio per attivare? Se è un bonus di vita, che cavolo... Non capisco. Poi la vitalità che fa? Aumenta la vita o no? Boh. Ma qui dobbiamo prendere la barca, non si può fare niente. Ma qui dovremmo tornare per forza, eh. Non va mica bene così. Qua cosa sta? Tutta roba da sfasciare. Sì, pure la gabbia, sì, tutto. Anche questo. Oh, e guardate, è pure là. Ma quante cavolo di tombe ci sono qua dentro, dentro sta caverna? E lì? Ho rotto qualcosa. Ma ci sono dei simboli. Ora arriveremo. Navighiamo presto alla montagna. Non mi sembra vero che sono qui a fare tutto questo. Pensavo non sarei mai uscito dal bosco. Talvolta da me. Non incolparti della tua malattia. Sì, lo so. Volevo solo dire che è tutto fantastico. La malattia. Che malattia? Ecco la montagna. Guarda come siamo vicini. Questa wow. È acqua di mare. Come lo sai? Non senti l'odore? Se questo è l'odore, il mare puzza. Ma meno male, qua basta solo... Non devo guardare niente di che, devo solo fermarmi. Guarda, è Thor. Thor, il dio del tuono. Esatto, non pensavo che ascoltassi quando mamma parlava degli dèi. Ogni tanto. Ha mai parlato di uno che non provava dolore? Oh, credo che sia Baldur. Baldur. Un dio Æsir, figlio di Odino e Frigg. E Odino è il re. Esatto. Perché me lo chiedi? Baldur. Mi fa pensare al tipo sconosciuto là. E che cosa dovrei fare in questo lago? Bah. Mi sembra di vedere qualcosa. Laggiù, proprio in mezzo al lago. La nebbia sta. Oh, tu tiri fuori la spada, eh. Vedo delle rune sul petto. Non riesco a leggere. Vai, scendi, vedi cosa sta. Dice: sacrifica le tue armi al centro dell'acqua. Risveglia di nuovo la culla del mondo. Cosa? Gettare le nostre armi nell'acqua. Immagino che non sia un problema per te. Hai intenzione di farlo?
le armi. E che succede? Lascia non è tornata indietro. Oh no! Questo mi ricordo, l'ho già vista sta scena qualche parte. Oh madonna! Ecco perché! Ok! Ma che cosa è? Oh madonna. Ah! Il serpente del mondo. Ah, eccoti. Ah, mi ha ridato l'ascia. Calmo, ragazzo. Relitto laggiù in fondo, lo vedi? C'è anche la statua di Thor, però ora lo vedo molto meglio. L'acqua è calata quando il serpente è emerso. Oh, ora c'è una spiaggia che prima non c'era, vedi? Ecco la montagna, guarda, quella costruzione va dalla montagna fino al Tempio Dorato. Madonna. Era tutto nascosto sott'acqua. A parte la statua, per fortuna no, c'è anche un molo, laggiù vicino alla bandiera. Quindi qua è torno, io non posso... Saremo i primi a mettere piede qui dopo chissà quanto tempo. Sai chi è quel serpente? È uno dei giganti. È così lungo che può avvolgere tutto il mondo e mordersi la coda. Stai esagerando. Forse. Per me era enorme. E questo fare qua? Oh, bene. Speravo di poter esplorare un po'. Quando vorremo continuare il viaggio, torneremo qui. Nuova approdo trovata. Questi altari sono strani. Boh, vabbè. Andiamo. Andiamo qua al molo. Quindi solo qua si può scendere. Da quanto credi che esista? Da molto tempo. E qua? Non si può andare. Che cavolo. Non sembra funzionare. Di qua non si va. Vabbè. È la strada per la montagna. Sembra di sì. Guarda un po' chi c'è, il bestione barbuto e la sua progenie. Ho giusto qualcosa per voi due. Bro, come hai fatto? Non sono affaracci vostri, entrate, ho qui qualcosa per voi. E non azzardatevi a fregarmi il posto, l'ho visto io per primo. Ok. Come cavolo ha fatto questo a stare sotto un coso sott'acqua? Che vorrà da noi? Farci perdere la pazienza. Quando si saprà della mia nuova bottega, la gente finalmente accorrerà in massa. Si arrampicheranno l'uno sull'altro solo per sentire il profumo della mia mercanzia. Vedrete! Queste pietre qua... No, non cadono. Ma vabbè. E questo quindi sarebbe il tuo negozio. Che cosa mi devi dare? Vediamo. Prendi! Quel mucchio di pietre, usando quella chiave di Yggdrasil, ti apre una porta magica per i rami dell'albero del mondo. Una scorciatoia tra i regni. Se ne vedete uno in giro,
Usatelo per tornare in fretta da me. Ma ha una sola direzione. Porta qui e da nessun'altra parte. In ogni caso, mai, 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 mai dovete gettarvi dal ciglio del sentiero se non volete tirare le cuoia. Beh, non credo proprio. Strada per il viaggio, strada per la montagna. Allora, noi dovremmo ritornare di là, immagino. Che cosa mi vuoi far vedere? Passaggio mistico. Negozio di Brock. Quindi ogni volta mo possiamo raggiungere lui. Io mi potrei anche potenziare. E ora all'opera. Vabbè, no. Buona fortuna e scatenatevi. Ok. Ora che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, fatemi vedere qual era quella combinazione di attacchi di cui parlava prima. Fendente del boia. Tieni premuto triangolo per sferrare un feroce attacco con l'ascia. Ok, questo è l'attacco che mi dovrebbe aumentare le caratteristiche ora. Vediamo un po'. Aprendo il portale, cosa succede? Quindi questo non porta da nessuna parte. Adesso è totalmente inutile. Ok. Qui immagino che non si faccia niente. Infatti. E allora usciamo dal negozio. Non abbiamo nient'altro da vedere. Intanto Brock, quello dei Pokémon, non ci ha detto come ha fatto. Oh, la rana sta qua. Oh, la rana, la rana, la rana. Il pesce. Ammazzo rane e pesci. Non ci ha detto come ha fatto a venire qua il zozzone. Noi ci siamo fatti tutta una camminata, anzi, più che camminata. Abbiamo navigato in rete. Arriviamo qua e poi sta sto zozzone che è arrivato prima di noi. E questo? Madò. Quante cose stanno da scoprire. E per esempio ste rune rosse qua, sti affari. Vedi, qua c'è qualcosa. Proviamo a vedere. Beh. Cosa succede? E a che serve venire qua? Cos'è? Si soffia, è un corno. Che cos'è? Un corno. Si soffia qui. Lo suoniamo? E le conseguenze? Questo mi ricorda Ma qualcosa. Se appena vediamo leve pulsanti li prendiamo. In God of War 1. Conseguenze che possiamo prevedere. Qui è diverso. Dobbiamo sviluppare il tuo istinto. Lo sapevo. Suoniamo il corno. No, saggiamo la tua risolutezza. Io sono risoluto, un sacco. Non lo suono se non lo fai tu. Quindi non vuoi suonare. E allora non ti so dire. Non vuole suonare il corno. Non lo suono se non lo fai tu. Non lo suono solo se non lo fai tu. E beh, che dobbiamo fare? Qua andando, ho fatto fuori il gabbiano. E vabbè, allora scendiamocene giù. Che ti devo dire? Tu non lo suoni, io non lo suono io. Non ci piace suonare il trombone, il cornone. E allora vai a fanculone. Né un altro di quei corvi. Combattimento avanzato. Atreus si sente più sicuro in battaglia e ora aiuta Kratos. Che cazzo?
no! La torre dovrebbe portarci alla montagna. Ma sti tozzoni saltano per aria. Bene. La torre. Altri gabbiani. Oh, quel corvo lassù però. Quello è un corvo verde. No. Bisogna prenderlo, ma non so come. Delle rune. E qua? Oh, due forzieri. Delle manopole, no, vabbè. Qua inizia a diventare abbastanza complicata come cosa. Vediamo. Non conosco queste rune. Se trovassimo un codice, potrei tradurle. Nista! Bah. Vabbè. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come vedrete fra un po', praticamente io ho già finito di registrare, poi pubblicherò anche l'ultimo video di The Evil Within 2, quindi quella serie è completata, poi andrò più avanti qui ovviamente God of War, e poi comincerà una nuova serie retro quest'estate, di cui vi metterò un indizio proprio alla fine di questo video. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e ci rivediamo ad un prossimo video!